Io sono un collezionista, sono andato in giro per l'Italia a cercare minerali quando si poteva entrare dentro le miniere oppure nei siti di stoccaggio, eccetera, eccetera. E piano piano sono riuscito a fare questa piccola collezione, circa 2000 pezzi che poi qui sono esposti, ce ne sono non una piccola parte, sui 300, che ho voluto poi donare all'Associazione della Piazzoletta affinché le esponesse in questa struttura. Dopo tanti sacrifici siamo riusciti a completare. Ci sono dei minerali particolari che vengono come questo dagli Stati Uniti d'America. Questo è un quarzo su ematite che viene dalla Cina, questo quarzo ialino dal Brasile o la vanadinite dal Marocco. La ricerca dei minerali è un po' particolare perché tante volte rischiavamo anche di andare nei siti già chiusi. Ecco, nelle miniere di solito o si entrava dentro qualche miniera chiusa che non si poteva entrare, oppure avevamo qualche proprietario di qualche miniera che ci aiutava, dice venite, e ci aiutava a trovare qualche minerale. Era molto difficoltoso trovare allora dei minerali. Ecco, quando si entrava dentro, la voglia di trovarli, il collezionista, dentro di me chiaramente c'era qualcosa del collezionismo, collezionare. Il minerale è uno delle collezioni che era mia, perché andavo a cercarli, non si trovavano come tante altre in vendita, era una cosa che trovavo io. E poi entrare dentro le miniere o nei siti dove si potevano trovare minerali è uno spettacolo, è una gioia. Quando si trovava un minerale era come che nasceva qualcosa di nuovo da poter metterlo in esposizione. La passione, mi è subentrata proprio la passione di cercare minerali. Poi vedere questi minerali quando si trovavano era una bellezza unica, perché sono tutti pietre allo stato puro, minerali allo stato puro, di una bellezza, cristallizzazioni perfette. Il più bel pezzo di tutta la collezione è questa fluorite di zogno. Questo è il pezzo più pregiato che abbiamo e ha un colore viola e una cristallizzazione a rombo bellissima. E poi le mostre. Andavamo alle mostre scambio, era un divertimento. Era anche una cosa sociale, perché noi ci ritrovavamo nei piccoli paesini a scambiarci, anche dopo che eravamo diventati grossi collezionisti, a scambiarci il minerale, il sassolino, con uno che veniva dalla Val Ciugana, quell'altro che veniva dal Monte Bianco. Eravamo 50 espositori, poi si mangiava insieme, si stava insieme, ci siamo conosciuti in tutta Italia. E raccontare le proprie storie è stata veramente una cultura enorme, insomma. Conoscere che tutta Italia, attraverso la mineralogia, si conosceva un territorio. La famosa palla che io chiamo palla di calcite di Montalto di Castro. E con le mazze da 10 kg si spaccava il basalto per trovare queste pallette, utili per lo scambio dei minerali da tutto il mondo, perché questo tipo di cristallizzazione era molto ricercata. I ricercatori di minerali, quando andavano in giro, conoscevano il territorio, perché si appoggiavano all'agricoltura, perché non è che si trovano in città i minerali, si trovano in mezzo alla campagna, quindi dove c'erano le miniere, ma dove c'erano anche dei siti a cielo aperto. E quindi, ecco, le storie si riformano. Quando sono andato a cercare il minerale, ho conosciuto un pastore che faceva un cacio tremendo. E dopo sono ritornato con la famiglia a mangiare il pecorino da questo. Ecco, tutte queste cose facevano parte di un racconto unico. Il cinabro, che è il minerale di tutta la Miata, ecco, noi qui abbiamo un'esposizione, le fragoline di cinabro di Catabbia, una piccola frazione qui di Sempronano, dove era stata aperta una miniera, ma si è trovato pochissimo minerale. Allora, noi marginalmente siamo stati coinvolti dal sito minerario della Miata, perché le grosse miniere poi erano da Castellazzara in su, quindi il Tafone, il Ciele, Abbadia. Qui c'erano due miniere, però la popolazione era dedicata anche alla pastorizia, all'agricoltura, quindi c'è sempre mantenuto questo equilibrio. Una volta chiuse le miniere, credo che non ci sia, almeno da quello che ho saputo,
e da racconti che non ci sia stato proprio un tracollo del territorio a livello economico, perché le persone hanno continuato a lavorare nella campagna, quindi hanno vissuto e vivono quel poco oggi, ma insomma hanno vissuto sempre di campagna, dell'agricoltura. La galera del 1400, ci sono ancora, intanto riapro anche questa, quindi i detenuti stavano bene nel 1400. E qui ci esponiamo, faremo un'esposizione come erano le dispense una volta nelle cantine. Con il vino, i barattoli, qui abbiamo tutte le sementi che noi coltiviamo con l'Associazione della Biodiversità, le teniamo qui. Abbiamo qui la sosta dell'olio con attrezzature che servivano, le scale per la cognitura dell'olio, le balle, i fiscioli. Quello che raccontavo agli altri quando si andava alle mostre scambio, ora voglio raccontare ai turisti, a quelli che vengono da fuori, quello che è a Sempronianano. Un proseguimento tramite i minerali, raccontare il territorio anche sotto altre forme, insomma, altre cose che ci sono a livello locale. Qui siamo rivolti verso Lamiata, Monte Labbro, Rocca Albegna, Monte Penna, mentre di qua i Rocconi e dietro il monte il mare. Quella è l'oasi del WWF con l'Albegna. 10-12 anni fa, insieme a una ragazza di Prato, ci siamo messi in testa di mettere a disposizione dei cittadini una collezione molto bella come questa. Siamo riusciti alla fine a completare il piccolo museo e metterlo nel sistema museale dell'Amiata. Ci ha aiutato anche il Parco Minerario dell'Amiata e abbiamo trovato l'amministrazione dell'allora del comune di Sempronianano. Insomma, siamo riusciti piano piano a costruire un gioiello. Intorno al museo mineralogico stiamo costruendo il paese museo, il territorio museo, perché quando ho visto che c'erano delle cose molto interessanti, dico bene, allora in piazza facciamo in modo che spieghiamo il minerale, spieghiamo il museo in piccoli incontri, portiamo i ragazzi delle scuole. Abbiamo colto l'occasione di chiedere questa sala che è stata ristrutturata dal Comune di Sempronianano per fare la didattica e creare intorno al museo, per coloro che vengono a Sempronianano, fargli capire cos'è il minerale, ma fargli capire cos'è il territorio di Sempronianano. Quindi tutte le nostre bellezze, diciamo, di Sempronianano e anche delle frazioni. Questa è la più antica oliveta del centro Italia. Si parla di Romani, 2000 anni. Da qui parte un percorso di 2 km e mezzo, 3, in mezzo all'oliveta con la visita alle piante monumentali. Si passa davanti al centro di riproduzione del Nibbio Reale, dove il pomeriggio si può vedere il ritorno del Nibbio Reale che viene a mangiare, e poi si va a Rocchette di Faccio con i percorsi che vanno fino alle strade storiche e girano per andare a Sempronianano. Tutte le strade medievali. È un territorio stupendo che quando l'abbiamo riscoperto qui era ricoperto di roghi da tutte le parti, ci abbiamo messo anni per ripulirlo. Il grosso problema di questa oliveta è che abbiamo riscontrato quasi 6.000 piante abbandonate. Il grosso problema non solo di questo di Sempronianano, ma anche di Rocca Albegna. Bisogna trovare il sistema di salvare queste olivete. Rocca Albegna, Sempronianano si calcola 10-12.000 olivi abbandonati, di renderli almeno visibili o almeno in parte produttivi, perché è un peccato un patrimonio culturale, ambientale e storico così che vada perso. Ci sono olivi anche di 6 metri e mezzo o ancora più grandi di questo. Questa è veramente la storia del territorio. Queste piante qui raccontano proprio quello che è stato il nostro territorio da 2000 anni a questa parte. Questo patrimonio culturale non può essere perso. L'olivone di Fibbianello nel 96 è stato bruciato in un attentato con la benzina, è l'olivo più grande d'Europa.
Da lì è stato finanziato un progetto dal comune di Sempronano per riprodurre i figli dell'olivone, molto importante, e per un riconoscimento. Tutti pensavano che fosse un altro olivo, invece era un genoma sconosciuto. Quindi è stato registrato alla banca del germoplasma della regione Toscana come genoma sconosciuto e chiamato olivone di Sempronano. Quindi è una nuova specie di olivo in Toscana riconosciuta. Chiaramente gli olivi sono maestosi, ci sono olivi anche alti 20 metri. L'olivone di Sempronano era 24 metri di altezza, 6 metri e passa di circonferenza. Ci sono alcuni fratelli che assomigliano molto all'olivone, stanno venendo su.